Salve ragazzi, questa volta cercherò di spiegare a chi di voi è all'oscuro di come si fa la procedura per modificare il colore degli occhi di una persona con Photoshop. Allora, io ho scaricato questa foto da Google. Allora, ci sono tre modi, brevemente ve li spiegherò tutti e tre. Allora, il primo è che dovete andare a creare un nuovo livello. Un nuovo livello si può creare sia da questo pulsante qua sotto, oppure da Layer, Livelli, Nuovo Livello. Adesso dirò in inglese, lo traduco istantaneamente, ma diciamo le opzioni sono identiche. Allora, create un nuovo livello, guardate da qui, Hue, tonalità. Zoomate sulla parte che vi interessa, in questo caso l'occhio, selezionate il pennello, andate a modificare il colore, naturalmente un colore che vi piace, qualcosa. Prendiamo colore come questo. Proprio assurdo, violetto. Va bene, è andata a colorare. Lui, come vedete, non va a colorare l'immagine, ma a sovrapporre il colore all'occhio e fa una fusione. Facciamo anche l'altro. Ma una volta fatto uno. Naturalmente con questo metodo potete modificare e colorare qualsiasi cosa, qualsiasi oggetto. Questo è sottinteso. Ok. Questo è uno. Adesso lasciate perdere il colore, comunque il modo è questo. Poi, un altro metodo è. Adesso metto rosso. Utilizzando la maschera veloce. La maschera veloce si può attivare in due modi, o dal pannello seleziona modifica in modalità maschera veloce, oppure questo qua che si è spostato, oppure da qua sotto, da questo pulsantino qui. Andate a selezionare, zoomate sull'occhio e con il pennello andate a selezionare questa che state facendo, che sto facendo non è un colore, diciamo, non sto modificando l'immagine. Ma sto semplicemente facendo una selezione. È una maschera, no? Come dice il nome, maschera veloce. Quindi una maschera va a filtrare alcune parti dell'immagine e lascia invece trasparire solo alcune, nel caso della maschera normale. Ok. Diciamo nel metodo prima si è un po' più precisi, adesso qui è un po' più, naturalmente non vedendo bene come è l'immagine sotto, ma il nero non si modifica, quindi. Ok, ripremo un'altra volta, oppure si può anche premere il tasto Q. E lui va a fare una selezione. Dobbiamo andare sul pannello seleziona inverti, perché adesso lui prima teneva selezionato tutto tranne che l'occhio. Adesso invece ha selezionato solo l'occhio. Vado a zoomare un attimino e poi andata per modificare il colore a questo punto. Bisogna andare da qui, Hue Saturation, che è tonalità e saturazione, oppure anche da immagine, modifiche, tonalità e saturazione. A me preferisco da qui perché non è distruttiva l'operazione da qua. Hue Saturation, infatti vedete la maschera qui. Comunque, è andata a modificare la tonalità. Ok, vedete che è leggermente diverso, poi naturalmente ve lo gestite voi, ve lo giostrate, scegliete il colore che più preferite. Adesso questo è un po' troppo forte, magari. Questo è il colore dei puffi. Ecco. Qui potete anche modificare. Vabbè. E questo è il secondo. Il terzo invece è questo. Utilizzate questo lo strumento selezione ellittica. E andrete a fare un cerchio che prende l'occhio
Adesso questo l'ho fatto troppo grande, andrò a modificarlo. Poi andrò a selezionare il lazzo e a fare clicco qui. Sottrai alla selezione e vado a togliere le zone che non mi servono. Come questa qui. Questa zona qui bianca. E tutta questa zona qui. Ok. Vado a selezionare anche l'altro occhio, seleziono la selezione ellittica e vado a fare la selezione. Allora, qui lo fa, non è venuta bene. A questo punto però non posso andare a modificare la selezione, perché se modifico la selezione mi sposta anche l'altra. Allora dovrò cliccare sempre qui, ok, già selezionato, e vado a correggere la selezione in questo modo. Poi vado a rimuovere le parti in eccesso, che sono queste, eccolo qui. Ok, questo qui un attimino qua non mi piace, ecco qui anche troppo. Ops, qui ho sbagliato. Ora andate sempre qua, Use Saturation, e le modificate nel colore che preferite. In questo caso non viene benissimo, con gli occhi marroni vengono molto meglio, si vede molto meglio. O anche con gli occhi più celesti, questa è una strana via di mezzo. Comunque, i metodi sono questi, spero che mi sia spiegato bene e abbiate compreso. Comunque vi prego di visitare gli altri miei video, di commentarli, commentare il canale e iscrivetevi. Grazie, alla prossima.